chiesto di intervenire il senatore Pastore. Ne ha facoltà. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, signori rappresentanti del Governo. Non chiedo la par condicio con il Presidente Marini, ma magari 30 secondi, minuti in più mi potrà essere concesso anche per introdurre alla fine una tematica che avevo, data la brevità del tempo, omesso di considerare nei miei appunti. A un anno dall'immane tragedia che ha colpito la città dell'Aquila, il suo circondario e l'Abruzzo intero, ci corre l'obbligo, prima morale che politico e istituzionale, di gettare uno sguardo sul passato, un recentissimo passato, e di proiettare la nostra attenzione verso il futuro, quello prossimo e quello remoto, perché il futuro degli aquilani non è un futuro di corto respiro, ma traguarda certamente il prossimo decennio. E di questa impostazione sono anche grato al Presidente Marini, perché ha colto esattamente il senso di questa commemorazione e di questo ricordo odierno. Le commemorazioni come queste, per la quale ringraziamo la sensibilità del Presidente Schifani, sono utili e valide se tendono verso la verità, e ci sono però anche di insegnamento per guidare le vicende a venire. Per cui non faremmo cosa utile se in questo momento non riguardassimo lo scenario di appena un anno fa. Una tragedia immane per le vittime, per le sofferenze fisiche e morali, per i danni materiali in una città storica con un enorme patrimonio culturale, artistico, con grandi potenzialità turistiche da conservare gelosamente e valorizzare come fondamento di memorie, di valori, di tradizioni, ma anche di progresso e di sviluppo economico. Per non parlare della sua università, vero motore di cultura e di ricchezza, e delle istituzioni pubbliche in una comunità investita del ruolo di capoluogo regionale, sede di tutte le più importanti istituzioni locali e di quelle centrali, uffici statali con competenze regionali, sedi di organi di assessorati regionali e provinciali, prefettura come sede anche del commissario di governo, corte d'appello, tribunale, procura antimafia, questura, eccetera. Chi più ne ha, più ne metta. Tutte rase al suolo o comunque rese inagibili. Solo partendo da questo scenario si può comprendere come si sia parlato e si continua a parlare di un vero e proprio miracolo aquilano. Certamente favorito dalla vicinanza e dalla facilità di collegamenti con la capitale, ma anche da una risposta delle istituzioni locali abruzzesi che caparbiamente vollero restare sul fronte del terremoto e non salpare verso lidi più sicuri. Voglio ricordare, Presidente, la prima telefonata che io ebbi col Presidente Chiodi, e io da pescarese gli chiesi, ma lui aveva già deciso così, che gli uffici regionali sarebbero rimasti tutti da quel momento in poi nella città dell'Aquila e che avrebbero lavorato magari dentro le tende prima che si scoprissero le potenzialità della scuola della Guardia di Finanza, ma non sarebbero trasferiti in più comode sistemazioni come quelle che erano disponibili sulla costa. In prima linea e certamente come era suo dovere istituzionale il Presidente Berlusconi con l'intero governo, ma anche tanti rappresentanti politici e istituzionali dell'una e dell'altra parte, a partire dal sindaco dell'Aquila e dei sindaci dei tanti comuni colpiti dal terremoto, sia dell'Aquilano che del Pescarese e del Teramano. Ma la risposta fu resa possibile soprattutto dall'organizzazione della protezione civile, che tutti ci invidiano e dalla quale va tutta la nostra riconoscenza, di parlamentari e di abruzzesi. Un'organizzazione che mette insieme il meglio dei nostri organismi pubblici, come è stato ricordato, ma anche il meglio dell'impegno civile e sociale, rappresentato da quei tanti volontari che ci rendono, una volta tanto, orgogliosi di chiamarci italiani. Ebbene, la protezione civile, a chi l'ha saputo organizzare e valorizzare, a lei, dottor Bertolaso, mi consenta, ma il nostro applauso e la nostra riconoscenza. Certamente il plauso e la riconoscenza dei tantissimi
che si sono sentiti amati e protetti dalla nazione a cui appartengono, che anche nei momenti più bui e drammatici non si sono sentiti abbandonati a se stessi. Certamente la riconoscenza e l'affetto di tutti gli abruzzesi che hanno visto all'opera lei e gli uomini da lei guidati in un contesto di efficiente e trasparente operosità, che si è tradotto nel superamento dell'emergenza prima dell'arrivo del generale a noi inverno. In un clima di concordia nazionale, Presidente, come confermato sostanzialmente anche in quest'Aula, in questo Parlamento, allorché si è proceduto alla conversione del decreto legge per l'Aquila, emanato dal Governo a meno di un mese da quella calamità e che ha realizzato in pieno l'obiettivo del superamento dell'emergenza anche con strumenti nuovi ed efficaci. Occorre ora guardare avanti e prima di tutto recuperare lo spirito di concordia che in questi ultimi mesi si è andato fortemente appannando, certamente anche a causa della vicenda elettorale, ma anche, a mio parere, dall'aspettativa, coltivata da molti in perfetta buona fede, che la fine dell'emergenza coincidesse con l'inizio di un ritorno alla normalità, magari nelle stesse case abbandonate un anno fa e recuperando lo stesso ambiente ove per tanti anni si era svolta la propria vita. Così non è, così purtroppo non può essere, anche se è certo che la lunga attesa per il ritorno deve essere accompagnata da idee, progetti, strumenti, risorse, impegni e sacrifici. E certamente hanno fatto male, soprattutto agli aquilani silenziosi, le reazioni scomposte tenute nel corso del Consiglio Comunale dell'Aquila di ieri da parte di una piccola ma rumorosa minoranza o certi atteggiamenti protestatari che privilegiano la polemica per la polemica, strumentalizzando un giusto e comprensibile desiderio degli aquilani di recuperare al più presto la loro città. Ebbene, lo spirito di concordia e di coesione deve essere assolutamente ricostituito, in primis dalle istituzioni nazionali, regionali e locali. La scelta della nomina a commissario del Presidente Chiodi, a vice commissario del Sindaco Cialente, è una scelta che va in questa direzione, che fa ben sperare. Sicuramente dovremo approntare interventi legislativi per sostenere la ricostruzione. Dovrà probabilmente effettuare la Regione e dovranno effettuare anche la Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Penso ad esempio al grosso problema, lo dico da giurista impenitente, dei condomini da ricostruire. Credo che in quel caso sarà necessario anche un intervento tecnico per rendere possibile che quelle case distrutte o semidistrutte possano essere riportate alla normalità. Cerchiamo di mettere in campo questi interventi con intelligenza, con immediatezza e con la collaborazione di tutti gli uomini di buona volontà. Noi ce la vogliamo mettere tutta come parlamentari nazionali, credo che ce la vogliono mettere tutta anche gli abruzzesi non colpiti dal terremoto, che sono chiamati in prima linea a riempire quel buco nero e tremendo rappresentato dal cratere del terremoto di un anno fa. Grazie.